Ciao a tutti, questo è Sekiro e questa è Emma. Come uccidere Emma? Ha delle mosse abbastanza maligne, a parte questa. Questa qua è una presa, dovete o saltarla all'indietro o correre all'indietro. Intanto possiamo vedere che comunque i suoi attacchi sono abbastanza parabili. Questo qua è un attacco che è un fendente, non può essere parato a meno che non fate una parata perfetta su tutte e due i fendenti. Io consiglio di correrci dietro e poi attaccare, è un punto molto buono per punirla. Questo è un affondo, l'affondo sfruttatelo sempre, tanto vedete che comunque mette le mani sulla spada e quindi si può intuire l'affondo. Come potete vedere lo scontro non è complicatissimo, basta capire le mosse di Emma. Ora sta per fare un affondo, basta che vi correte dietro. L'affondo vi colpirà se prima di quella mossa, se, scusate l'affondo, il fendente vi colpirà solo se prima di quella mossa vi ha colpito già con qualcos'altro. Almeno quello che ho capito è questo, dalle mie esperienze di 95 tentativi per fare questo video. Fatto sta che in questo tentativo qua mi è andata relativamente bene, a parte dopo, come potrete vedere con Escina, è stata un po' più dura. Comunque, osservate bene i suoi movimenti, sono pressoché sempre parabili, a parte appunto il fendente e l'affondo e la spazzata. Comunque tutti e tre capite subito quando è che li fa e quando li esegue. Ora siamo contro Isshin Ashina. Il primo attacco che vedrete lo potrete saltare all'indietro o correre come stessa identica cosa come Emma. Ha degli attacchi molto veloci, quindi state attenti. Come potete vedere anche qua, quando fa il fendente, andate di lato e poi mettetevi dietro, dopodiché attaccate. Per questa tecnica qua, dopo ve lo farò vedere ancora perché qua l'ho sbagliata, bisogna saltare qua col giusto tempismo a sinistra. Mentre la spada sta per scendere, voi saltate. Cioè saltate, fate la schivata, in poche parole schivate a sinistra o a destra, dipende dalla posizione del corpo. Io per ora mi sono sempre trovato bene a sinistra, ma mentre la spada scende dovete farlo. Me la sono giocata un po' male questo fight in realtà. Anche qua abbiamo un affondo che è facilmente intuibile. Come potete vedere le mosse che fa sono abbastanza ripetitive, quindi non è un problema. Non potete praticamente attaccarlo, però almeno lo fate muovere un attimo. Questi qua sono i punti per pulirlo, in poche parole. Anche questo è un altro affondo, l'avete visto dalla posizione delle mani. Scusate, un affondo, è un'altra schiacciata, diciamo così. Eccolo qua. Quando fa quei passettini laterali, al 90% poi gli fa appunto un affondo. Questo qua. È facilmente intuibile dalla posizione che assume il corpo. E anche dopo quel colpo di palmo farà un affondo, sempre. In questo caso, come avete visto, non ha fatto subito la schiacciata. Non ho capito il perché. Ogni tanto lo fa. Anche qua non me la sono vista malissimo in realtà. Dopo ovviamente credo fosse il 18° tentativo. Questa qua ora vi farò vedere come schivarla perché sennò vi dà ustione e non è una bella cosa contro lui.
qua ho avuto una fortuna sfacciata, ovviamente, come avete potuto vedere, se no ci stavo per morire malissimo. Ora, eccolo qua. O lo schivate così lateralmente saltando, quando butta giù un piede saltate, o se no c'è un altro metodo che vedrete dopo. Comunque sia, l'ho attaccato. Qua cercherà di nuovo a farvi la presa, vabbè. Questa qua è un'altra tecnica dove sbatte forte il piede per terra. Il corpo lo vedete come posizionato, dovete saltare o a sinistra o a destra rispetto a dove siete. Qua ho sprecato le castagnole, vabbè. Ci stava, era abbastanza teso. Anche qua l'ho parato, ma non è stato propriamente il massimo delle idee pararlo. Questa tecnica qua, teoricamente non potete propriamente schivarla così. In pratica, se siete nella mia situazione, ovvero troppo lontani per fargli le castagnole, prendete e iniziate a correre. Perché se vi prende vi fa malissimo. Ho provato a pararla diverse volte. Ce la si fa a pararla, ma dovete essere tipo rapidissimi. Deve andarvi anche abbastanza bene. Altro colpo normale. Ecco qua, schiacciato a terra, salto. Lo riconoscete subito. Affondo di prima. Quando fai fendenti è lo stesso ragionamento di prima, ovvero. Ah, qua ho fatto vedere il secondo metodo, ovvero schivate i lati e vi parate. Come vedete, quando sta per fare quella tecnica si posiziona, ci mette anche un bel po', poi usate le castagnole e si risolve il problema. Dicevo, quando fa il fendente, stessa cosa, vi potete mettere dietro. Qua me la date di santa ragione. Potete vedere che alla fine i suoi attacchi sono abbastanza prevedibili. Qua non so cosa stesse per fare, probabilmente ho sbagliato io. Però vabbè, capita, cioè dopo un po' alla fine sappiamo tutti che la concentrazione ha un limite. Già tanto se ce l'ho fatta dopo appunto 18 tentativi, 15 quanti cavolo erano. Allora, siamo praticamente alla fine dello scontro. Salto, non erro, muoio una volta, quindi non abbassate mai la guardia come ho fatto. Ecco qua, probabilmente nonostante ho provato a scappare mi ha preso comunque col secondo attacco. Ho provato a curarmi e poi mi ha demolito. Ho deciso di risorgere perché volevo provarci, alla fine non gli mancava troppo, quindi mi sono detto: prima che devo rifare ulteriormente il video, concentriamoci e facciamolo. Anche qua mi è andata bene, ho usato due volte l'affondo. Mi è andata benissimo perché l'affondo ovviamente è una mossa che ti aiuta tantissimo. Anche qua mi è andata benissimo perché come potete vedere non ho tanta vita. Qua ho provato a farmi l'affondo, gli ho parato ed è morto. Spero di esservi stato utile. In caso, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Se avete commenti, commentate. Ciao a tutti e buona fortuna con Sekiro.